amici di Like Radio Web Television, siamo qui con la più amata di tutta Italia in questo momento, Mercedes Enger. Ciao Mercedes, è un onore e un piacere averti intanto qua con noi. Grazie, è un piacere per me essere tornata quest'anno a presentare il Sanremo Music Awards ed essere qui con voi. Ciao, oggi ti ho visto, mi sembra che hai già fatto qualcosa, o mi sbaglio? O solo questa sera ci sarai come madrina della serata? No, ieri abbiamo fatto uno degli eventi di Sanremo Music Awards, ho presentato tantissimi giovani artisti, persino due ragazzi, una di 15 anni e una di 16, con delle voci che riempiranno sicuramente il Morgana. E questa sera invece c'è la finale con i premi. Esatto, questa sera tu sei la madrina d'eccezione, devo dire che sei anche l'ospite più atteso di questa sì. serata, perché sentivo, Mercedes, sei un po', in questo momento diciamo che sei un po'... È il tuo momento, possiamo dire, vero? Ma in realtà non mi piace molto considerarlo il mio momento, visto che è dovuto a una cosa non tanto bella. Però mi fa piacere il confronto con quanto sono odiata sui social e quanto invece la gente mi complimenta quando vengo a questi eventi. Allora, i social diciamo che sono i soliti, possiamo dirlo, purtroppo li conosciamo, gli haters, no? Sono i soliti sì. un po' leoni da tastiera, li chiamiamo. Esatto, perché sì, poi sì, quando sì. li vedono magari sono quelli che vogliono fare la foto con te piuttosto che, è vero Mercedes? È vero. Sono molto consapevole di questa cosa, però è abbastanza pesante, stressante come cosa, però comunque io sono rimasta fedele ai miei valori, ho sempre detto quello che pensavo, non ho mentito, non ho fatto del male a nessuno, io personalmente non ho fatto nulla, però se si sentono di sfogarsi in questa maniera lo facessero, io sono in pace con me stessa. Io sono molto felice di intervistarti perché ti ho intervistato al VIP Master dal grande sì. amico Patrick Baldassarri. Sì. Devo dire che tu sei sempre rimasta la ragazza diciamo di una volta, nonostante beh, hai un grande successo, sei una bellissima persona, perciò in bocca al lupo veramente per la tua carriera. Questa sera saremo Music Awards, spero che portino anche fortuna dei ragazzi che iniziano la loro carriera di cantanti, no? E speriamo magari di vederli su quel palco del festival. Sì, sì, perché comunque loro partecipano adesso al Sanremo Music Awards, ma un giorno vorrebbero partecipare a Sanremo, al festival, è il loro sogno, e quindi io sono molto contenta di poter contribuire a far vedere questi artisti giovanissimi, anche non giovani, ma che magari hanno intrapreso questa passione da poco tempo, e aiutarli a condividere col pubblico questa loro passione. Per me è un onore. Perché gli awards coprono un po', diciamo, un po' tutte le categorie, no? Perciò ci sono i senior, le band, sì, insomma sì, tante... Sì. Sì, e poi abbiamo anche delle band ospiti, adesso vedremo stasera chi ci onorerà della loro presenza e vediamo, sono allora, emozionata. No, beh, siamo emozionati noi di stare qui con te. Ti lasciamo andare perché sei la più attesa, la più fotografata di questa sera. No, è vero. E so che sei super impegnata e magari ci vedremo più tardi durante la premiazione, no? Che sarà anche un piacere ricevere l'award da te, insomma. Assolutamente, non vedo l'ora. Grazie. Va bene, grazie e ringraziamo tutti i nostri amici. Ciao. Ciao.